Bertolmezzo News, siamo con l'architetto Luigina Mazzorana che con lo studio associato assieme a Cucchiaro e Cortiula si è occupata di redigere questo studio preliminare alla progettazione per la valorizzazione degli ambiti a ridosso del centro cittadino, questa è la denominazione precisa. Chiediamo all'architetto qual è la filosofia che ha informato l'azione di progettazione? Allora, innanzitutto, diciamo il tema che principalmente abbiamo cercato di sviluppare era che in questo studio volevamo pensare a Tolmezzo come viverlo e non come attraversarlo. E quindi da questa idea di base abbiamo cercato di analizzare un ambito abbastanza ampio rispetto a quello che era il tema che è stato più volte citato della Piazza 20 Settembre. E quindi abbiamo cercato di guardare a Tolmezzo dall'angolo, diciamo, dei carabinieri, dalle scuole di Via Dante fino alla zona di Piazza Domenico del Tolmezzo, analizzandolo soprattutto per quel che riguarda la viabilità e quindi i flussi dei traffici e soprattutto per quel che riguarda come si muove la gente. E quindi danno particolarmente attenzione al pedone che diciamo, attraversando Tolmezzo trova varie problematiche, soprattutto in relazione diciamo, ai marciapiedi. Partendo da questo, diciamo, da questa diciamo, necessità che noi avevamo riscontrato come, diciamo, come cittadini prima di tutto, abbiamo rivalutato e ricalibrato alcune strade principali di Tolmezzo, soprattutto cambiando i sedimi stradali e rifacendo alcuni marciapiedi. In quest'ottica sono stati anche creati alcuni sensi unici che secondo noi rendono molto più fluido il traffico veicolare e questo ci permetteva di creare dei percorsi anche protetti attraverso delle alberature, dei percorsi pedonali e ciclabili. In quest'ottica, diciamo, l'intervento più importante è stato quello di rendere l'ultimo tratto di via Divisione Garibaldi, dargli una fisionomia di viale. Quindi creando un'alberatura, la pista ciclabile che si direttamente connette col parco urbano lungo la ferrovia, l'ex sedime della ferrovia con Piazza Centa. Particolare attenzione è stata rivolta anche ai disabili, soprattutto per il superamento delle barriere architettoniche anche per quel che riguarda Piazza Centa, che insieme a Piazza 20 Settembre diventa, diciamo, il fulcro della progettazione e dell'ingresso, diciamo, alla città. Soprattutto in Piazza Centa è stato fatto un intervento che potremmo dire abbastanza forte con una rivisitazione completa degli spazi da dedicare ai pedoni e ai flussi veicolari, nello specifico creando una piccola rotonda sull'asse via Alecchio e via Cooperativa che funga sì, da spartitraffico, ma soprattutto da rallentamento verso la Casa della Gioventù e verso il fabbricato di rimpettaio. Verranno create due anse dedicate esclusivamente ai pedoni e con degli spazi, diciamo, di arredo attrezzati. Da questi poi si entra in piazza, diciamo, 20 Settembre, dove c'è stato fatto uno studio un po' di riqualificazione generale, soprattutto per quel che riguarda le pavimentazioni e ricreato, diciamo, un ordine e installati alcuni elementi tipo una fontana, delle alberature che possono ridare diciamo, vitalità un po' a una piazza che soffre il fatto che mancano le attività commerciali. Vitalità e invogliare appunto, come dicevate, anche a sostare, Sì, a a stazionare stazionare. con piacere nell'ambito della piazza.